Eccoci qua, buongiorno a tutti. Allora, tante persone, tanti altri allevatori mi criticano perché io allevo soggetti di colorazione esotica. Allora voglio parlare un pochino di come è nata questa passione nei confronti dei soggetti di colorazione esotica. Io mi sono avvicinato al bulldog francese circa 10 anni fa, dopo un'esperienza di oltre 15 anni nel Beagle, dove ho laureato decine di campioni, sono sempre stato interno a quello che è la cinofilia ufficiale. Poi quando mi sono avvicinato al bulldog francese ho acquistato dei soggetti, ho visto, diciamo, tutte quelle che erano le problematiche di questa razza, problematiche che erano proprio intrinseche, diciamo, in quella che è la sua costruzione, la sua morfologia. Quindi poi dopo, successivamente, mi sono avvicinato a soggetti di colorazione esotica e ho visto una netta differenza e una maggiore salute e robustezza di questi soggetti, che ripeto non è legata al colore, perché questo cucciolo qua, questo cucciolo qua è blu, poteva essere Bringé, poteva essere Fulvo, figlio di altri soggetti esotici. Non è il colore che gli dà la salute, il colore non c'entra niente, ma sono le sue caratteristiche morfologiche, perché questi soggetti nascono da un meticciamento fatto circa 20-30 anni fa con soggetti appartenenti a razze molto più sane e molto più funzionali. E quali sono le differenze che presenta un soggetto di colorazione esotica? Ripeto che non è tanto legato al colore, ma legato, diciamo, alla sua morfologia. Intanto canne nasali più pronunciate, perché vedete qui abbiamo proprio una presenza netta di canna nasale, quindi minori problemi di palato molle allungato. Poi la linea dorsale, qui non abbiamo la linea dorsale discendente verso l'anteriore, diciamo una groppa con una groppa che va a discendere verso l'anteriore, e questo porta spesso sovente alla formazione di emivertebre in questa zona qua, che poi vanno slittando e possono creare problemi di ernie spinali e ernie cervicali. Poi un'altra cosa molto importante, posteriore, ora non si vuole piazzare giustamente, posteriore nettamente angolato, quindi abbiamo diciamo una sollecitazione dell'articolazione posteriore che è molto meglio ammortizzata di un posteriore pressoché dritto come nei soggetti, diciamo, che rispecchiano perfettamente lo standard. Quindi minori problemi di displasia, minori problemi di lussazione delle rotule. Quindi io mi sono avvicinato a soggetti di colorazione esotica perché molto più sani, molto più funzionali, molto più robusti, molto più in grado di vivere una vita serena e farla vivere alle persone che lo accolgono in casa. Io con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.